Ciao ragazzi e benvenuti in questo video, siamo Seferrante e Elena Bella e qui ti aiuteremo a capire qual è la postura giusta da tenere quando si balla. Una cosa molto importante è la larghezza delle proprie gambe, perché molto spesso quando si balla bachata si tende ad avere un'apertura delle gambe troppo ampia o troppo piccola. Come facciamo a capire qual è la postura giusta da tenere? Allora, partiamo dal presupposto che l'apertura giusta da tenere quando si balla salsa, bachata o se vogliamo anche kizomba, è sicuramente quella della larghezza delle spalle. Parlando in termini semplici, possiamo pensare di guardare qual è la nostra larghezza delle spalle e parallelamente portarla a quella appunto che è la larghezza dei nostri piedi. La sua è un po' più larga. Potremmo fare una cosa invece differente, che vi può aiutare in maniera un po' più semplice, cioè quello, il gioco del punta-tacco, e cioè quindi andare in prima posizione della danza classica, aprire in parallelo la nostra postura dei piedi e andare ad aggiungere ancora un pochino la larghezza, l'apertura. Questa apertura vi permetterà di cambiare il vostro peso in maniera molto semplice e avere anche la libertà di movimento anche sul vostro bacino, sia per l'uomo che per la donna, che non deve essere sottovalutato anche per l'uomo, perché molto spesso uno dice sì, ma io sono l'uomo quindi non muovo il bacino. Cazzata, perché comunque anche l'uomo deve interagire con la postura del bacino e cercare di muoversi sempre a ritmo di musica in maniera soave e morbida. Se da questa posizione provate già da soli, provate a cambiare il peso, questo vi aiuterà molto, moltissimo anzi, a migliorare il vostro movimento. Se a questa posizione andiamo ad aggiungere soltanto un altro pezzettino, iniziamo a vedere che siamo molto più bloccati, il bacino si muove molto meno e iniziamo ad essere un pochino più goffi. Questo è quello che ci mette molto più in difficoltà, quindi dobbiamo cercare di evitare un'apertura troppo ampia delle gambe o allo stesso tempo anche un'apertura troppo piccola, perché un'apertura troppo piccola mi darebbe un movimento molto piccolo. Esatto, questo è quanto. Quindi speriamo che questo consiglio vi possa aiutare a migliorare la vostra tecnica. Mi raccomando a quelle che sono la postura delle vostre gambe, infatti. Quindi se ci mettiamo di profilo, vediamo che sempre le nostre gambe sono piegate. Quando diciamo piegate, mi raccomando, non forzate troppo questo movimento, ma è soltanto una posizione di rilassamento. Devono essere morbide, non devono essere iperestese le gambe, neanche troppo piegate. Una posizione media, in modo tale da potersi muovere in maniera rapida anche. Ok? Questa è tendenzialmente una posizione abbastanza naturale che utilizziamo anche durante la passeggiata, la camminata, cioè noi quando camminiamo non siamo mai con le gambe tese, altrimenti ci faremo molto male alla schiena, quindi mi raccomando a utilizzare queste due tecniche e mettendole insieme migliorerai anche il tuo stile di ballo. Grazie mille da Ose Ferrante e Elena Bella. Quiero yo ser José Ferrante y que tú seas Melena. Yo vengo siendo rojo.